Un consiglio comunale straordinario aperto per discutere, cercare soluzioni e constatare quale futuro può avere il servizio sanitario nei Nebrodi occidentali. La decisione del presidente del consiglio di Mistretta, Carmelo Nugera, di convocare questa seduta straordinaria del civico consesso nasce dalla tragica notizia del 2 dicembre scorso, quando una mamma mastratina ha dovuto partorire in autostrada e ha perso il suo bimbo nato prematuro. Un evento tragico che ha riacceso i riflettori sulla mancanza di servizi essenziali in questo territorio e quindi la politica locale deve dare delle risposte e schierarsi al fianco dei cittadini in questa ennesima battaglia. Presenti sindaci e amministratori locali che hanno evidenziato nei loro interventi come da anni, anzi da decenni, questo territorio viene defraudato di molti servizi importanti per i cittadini. Ma in tutto ciò c'è stato un unico coro, ovvero che l'era dei campanilismi è finita e si deve iniziare a parlare sotto un'ottica di comunità territoriale. Interventi molto duri e decisi quelli dei sindaci, come quello del primo cittadino di Tusa, Luigi Miceli, che senza giri di parole vede nel depauperamento e depotenziamento delle istituzioni locali un vero e proprio disegno politico, atto a marginalizzare ancora di più questi territori. Il concetto è che il territorio dovrebbe essere, come dire, considerato tutto alla stessa maniera in ossequio al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Uguaglianza sostanziale che presuppone che lo Stato debba rimuovere tutti gli ostacoli che non consentono di effettivamente espletarsi il principio di uguaglianza, ciò che significa che se da qui bisogna andare per un intervento chirurgico, per un parto a patti, è evidente che il cittadino di Mistretta, di Castelluccio, di Montelafermo non sarà assolutamente uguale a quello di Patti e di Messina, e questo è molto grave ed è inaccettabile. Presente anche il sindaco di Sant'Agata Militello, Bruno Mancuso, che con la sua presenza ha voluto dimostrare la vicinanza del suo distretto che sta vivendo la stessa situazione, ovvero quello di non avere un punto nascite funzionante nel proprio ospedale. La presenza è quella di intanto un fatto di solidarietà da parte di un distretto vicino a quello che è successo ai familiari del piccolo nascituro purtroppo deceduto. E poi la rabbia, la tristezza che derivano da questo episodio, perché non devono succedere queste cose, perché si parli di sanità, perché ci si organizzi, perché si cerchi interlocuzione con il governo regionale che rispetto a queste problematiche territoriali è stato abbastanza lontano e disimpegnato. A fine seduta, soddisfatti sia il sindaco che il presidente del consiglio di Mistretta, Tata Sanzarello e Carmelo Nugera, che dichiarano. Io ritengo che ci siano i presupposti per cominciare a elaborare un progetto assieme a Sant'Agata che possiamo offrire, dobbiamo offrire in maniera concreta, credibile, percorribile alla regione e se dovesse servire anche a livello nazionale per far sì che i nostri ospedali di Sant'Agata e Mistretta possano essere rilanciati. Senza un rilancio noi non difenderemo nulla. Per difendere dobbiamo rilanciare, dobbiamo riportare specialità, dobbiamo portare alte specialità, dopodiché all'interno ci sta anche un reparto di ostetricia e ginecologia, anche a Mistretta, perché no? Non ci sono tutti questi costi che ci svolgono. Devo evidenziare la presenza del territorio, che mi ricordo io è da molti anni che non c'è stata una partecipazione da parte dei sindaci, dei consiglieri dei comuni viciniori, per cui questa sera ha dimostrato che il territorio è unito e compatto.